emozione, abbiamo iniziato questa conferenza stampa con la sigla ufficiale Favole di Luce, composta da Gianni Donati e con la sfilata degli arti delle Favole di Luce, delle ragazze del centro del movimento di Rita Spinosa. C'è davvero una grande aspettativa, siamo pronti per rivelare quelle che saranno le Favole di Luce di questa edizione, che si preannuncia ancora più coinvolgente, ma non mi dilungo ulteriormente, do la parola al nostro sindaco, il dottor Cosmo Mitrano. Spinosa mi fa emozionare ogni anno, con questa sfilata mi ha fatto che sono venuti i brividi, sfilata del centro del movimento Rita Spinosa con la sigla di Gianni Donati, veramente un applauso a loro che ogni anno quando dico applauso, ne applaudi bene. Quindi allora iniziamo questa conferenza stampa bene, che devo fare? Devo ringraziare quei pazzi, quei folli che sono seduti qui intorno a questo tavolo e che ogni anno credono in questa iniziativa. Io veramente vi ringrazio di cuore, ma al di là delle formalità, vi voglio guardare tutti in faccia. Sto decidendo se venirvi a salutare singolarmente, adesso è saltata in tappa sopra, però poi esagerare, ma insomma dovresti pure cadere, quindi facciamo in questa maniera. Io vi ringrazio da qua, veramente grazie per aver creduto a quelli che ci hanno creduto dal primo momento, quelli che si sono aggiunti pian piano in questa, su questa iniziativa, quelli che hanno voluto esserci. Ovviamente ringrazio il primo parte istituzionale che ci ha creduto dal primo momento, l'amico Mauro Zappia, commissario della Camera di Commercio, che io lo dicevo prima e lo dico pubblicamente, lo apprezzo tanto perché essendo un commissario non ci conoscevamo, i commissari in genere fanno le cose ordinarie, invece lui ha creduto in questo progetto sfidante, quando ancora non era conosciuto in Italia, quando ancora non aveva tutta questa ricaduta. E oggi siamo qui a, tutti insieme a prendere atto delle 500.000 presenze dell'anno scorso e quest'anno con tantissime novità che ci entusiasmeranno. Quando io dico che Gaeta è una favola, che Gaeta ci farà sognare, lo penso veramente. Poi ovviamente saluto l'autorità portuale che quest'anno è insieme a noi in questo percorso dove non poteva non esserci, essendo una parte di Gaeta dell'autorità portuale. La comunità montana dei Monti Arunci, ringrazio il presidente e tutta la comunità montana, ovviamente il CONI che l'anno scorso abbiamo fatto questa sperimentazione di mettere in campo un progetto quasi nella casualità, che si è rivelato un progetto importante dove ha avuto tanti riscontri l'anno scorso e quindi quest'anno siamo ancora più forti di prima a continuare questa iniziativa. Lì Papa Annunziata, Clemente Ruggero è un altro personaggio anomalo che si trova nella pubblica amministrazione, dove praticamente ha subito colto questa sfida in campo, ha cominciato a mettere le sue energie sul territorio e ha cominciato con la casetta di Babbo Natale, poi con i presepi e così con tante iniziative. Io credo che le pubbliche amministrazioni devono avere la necessità di avere questi uomini intorno. Uomini che credono nel territorio, uomini che vogliono dare qualcosa, vogliono lasciare qualcosa di sé, vogliono lasciare traccia di sé, perché non è vero che la pubblica amministrazione in generale non funziona mai, la pubblica amministrazione funziona come funzionano le aziende, come funzionano i partiti, come funziona l'organizzazione proprio, quando ci sono gli uomini giusti, e gli uomini sono fondamentali in questo percorso. Quindi grandi parti istituzionali quest'anno che hanno seguito tutto questo iter. Ora passiamo a quelli che sono i missionari, quelli che tasso ogni giorno, guardo Davide, guardo Sebastiano, guardo tutti gli amici che ogni giorno vi sto lì dietro a rompere le scatole. Considerate che molti hanno avuto il mio fiato sul collo da febbraio, penso a Leni, che ogni settimana chiamavo il direttore Sallusti e dicevo allora direttore poveretto, le missionarie credo che trasferiranno le loro sedi solo perché ovviamente mi trano ogni giorno non li molla fino a quando non li
vedo a fianco dell'amministrazione, però devo dire che la risposta è stata forte, è stata immediata, è stata anche di grande valore umano e professionale. Quindi io adesso faccio una carrellata veloce perché altrimenti non finiremo mai. Allora, parte, voglio ringraziare ovviamente Ecoliri, Davide Papa, Arcolario, Sebastiano, Banca Popolare di Cassinate col presidente, anzi vicepresidente, perché papà è il presidente della Banca Popolare del Cassinate, ovviamente la società D'Amico Navigazione con Clemente Borrelli, quindi l'amico Cesare D'Amico, con lo splendido Ciccariello, con la sua vinicola che ovviamente è sempre presente a tutte le nostre iniziative, gli amici del Conad, Francoforte e Angelo Spinosa. Un altro missionario è quel pazzo di Confcommercio Lazio, Gianni Acampora, che lo tende ogni giorno, anche lui un'altra persona sempre vicina al territorio, e lo ringrazio perché oggi aveva dei problemi per essere qui, quindi la sua presenza qui ci ha fatto cambiare tutto di nuovo, tutta l'organizzazione, però l'ho apprezzata tantissimo e quindi veramente con grande piacere, perché vuol dire condividere insieme un momento di partenza, perché ovviamente potevamo non esserci, invece dici io partecipo, questo è il mio apporto, ma invece essere qui sicuramente dà quel valore aggiunto. La cooperativa La Valle con il presidente Cristian Leccese, l'ENI con Paolo Salusti qui presente, Geberit, la MEC, società in nome collettivo di Manili, ovviamente saluto Sandro, la Motta, la nave di Serapo con quella pazza scatenata di Fulvio Avraticciardi ed Angelo, Partners di Pupillo Pizza, quindi mangeremo una grande pizza con Luca qui a Gaeta, un brand che si sta diffondendo in tutta Italia, noi siamo onorati che tra le sperimentazioni ci siano Gaeta, e ovviamente i Talmatic di Salvatore Remito, che non è tanto i Talmatic, è tutta la sua grande distribuzione, anzi abbiamo la possibilità di prendere una bevanda gratuita sul nostro piano, perché ci ha concesso la possibilità di farlo a tutti quelli che poi Davide Papa ride, che immagino cosa vuol dire, però non è autorizzato. Davide è l'unico che ha, avendo una concessionaria di automobili, è l'unico che quando viene a Gaeta paga una tassa docca per lui, che sono 10 euro l'ora. Ma quello che mi ha sorpreso di Salvatore, che si è inventato, perché non l'avevo mai sentito, un Bottenberg, com'è? Un break and fest Bottenberg, in sostanza un break and breakfast sopra i yacht, i super yacht. Questa è una cosa bellissima, che appena l'ho saputo, l'ho voluto vicino a questa iniziativa, ovviamente l'ho costretto, diciamolo, a essere presente come partner, e oggi è presente con queste sue due aziende, di questo veramente ne vado veramente onorato. Vedo il dirigente scolastico che ogni anno, Maria Rosa Valente, qui è durante l'iniziativa di Favole di Luce, e è sempre presente tra noi, e di questa la ringrazio. Poi ovviamente tutti i giornalisti, quest'anno abbiamo anche Foglia TV, grazie per essere qui, abbiamo tutti gli amici di Gaeta, tutti gli amici della stampa locale, della stampa nazionale. Ovviamente mi preme salutare Antonio, il proprietario di Radio Peschissa, che ogni anno non fa mancare il suo apporto, il presidente della Roroco, Cristian Rosato. Ovviamente in mezzo a tutti voi sicuramente avrò dimenticato qualcuno, perché questo ovviamente fa parte del gioco. Ma voglio dedicare veramente un saluto e un ringraziamento particolare a chi lavora dietro le quinte, a chi è sempre in mezzo alla strada dalla mattina alla sera, e forse lo percepite voi operatori, si prende anche i miei improperi, i miei stress, e questo è veramente, leggo un applauso a Giovanni Di Tucci, mio segretario assicurato. Non sempre sono tanto carino con lui, ma lui è un po' come la mia bambola, che dove ovviamente sfogo le mie tensioni giornaliere, e quindi e poi ovviamente tutto il mio staff
Sbarbati e Stefano Chenisi, perché il mio staff veramente lo sottopongo a uno stress importante durante, non solo per Favole di Luce, ma anche durante l'anno. Un saluto anche a tutti i consiglieri presenti, grazie per essere venuti. Questa è la dimostrazione della serietà, perché non esiste davanti a questi eventi minoranza e maggioranza, ma esiste un lavoro all'unisono che viene ovviamente esportato per far crescere il nostro territorio. E ovviamente dopo il santo di Tucci, che ho salutato e ho ringraziato, voglio ringraziare ovviamente la parte dirigente, Pasquale Fusco, Anna Maria De Filippis, senza di loro non andrei da nessuna parte. Sapete, le pubbliche amministrazioni molte volte io mi prendo il plauso fuori, no? Che il sindaco è bravo, è operativo, ma se io non avessi la macchina vicino a me, sicuramente questa macchina non potrebbe camminare se non avessi la loro energia, la loro passione, il loro impegno, ma soprattutto ci mettono il cuore. Perché questo è un segnale di grande vicinanza in queste iniziative. Vedo anche i miei assessori presenti, ovviamente ringrazio voi tutto il resto, la stampa l'ho ringraziata tutti, perché ritengo che loro fanno un lavoro fondamentale nella loro diffusione. Ho visto negli ultimi tempi veramente tante iniziative di promozione, evito di citarne qualcuno perché rischio di poi dimenticarne qualcuno. Ma poi sicuramente ci penserà lo splendido Andrea a procedere nei ringraziamenti. E poi ha un unico difetto, è milanista. Voglio ringraziare chi è il Deus Ex Machina di questa bellissima app delle Favole di Luce, Mirko Di Ciaccio. Mirko, ovviamente, e non plus ultra, una persona che mi sopporta, ci vediamo una o due volte l'anno, perché lui in giro a Milano ha fatto l'app del Milan, devo dire, mi viene un po', però noi accettiamo tutto, anche i perdenti, quindi noi siamo juventini, diciamo, vediamo questa cosa, lo premiamo, infatti fateci caso, l'anno scorso l'unica nota allora, infatti, se vi ricordate, l'app dell'anno scorso con colore rosso e quindi intonato con subito ho cambiato colore alla manifestazione, l'estate blu, meno male che non è bianco nero, questo ve lo dico, però andiamo avanti su queste iniziative. Il mio splendido presidente del consiglio che ogni anno mi sopporta e mi supporta in tutte le iniziative, tutto il mio consiglio comunale, tutti i miei assessori. Guardate, se tutto questo si può realizzare è perché ho sempre intorno una squadra politica che crede nelle mie pazzie, nelle mie follie, e una squadra di tutti i dirigenti che sono sempre lì vicino e che ovviamente subiscono le mie follie, le mie pazzie. Sai, io non sono uno semplice, lavoro 24 ore su 24, però ci credo tanto. Un'altra persona che voglio ringraziare, che è sempre dietro le quinte, che è un amico carissimo, è Simone Baudo, un'altra persona che in questi mesi ovviamente abbiamo avuto tante iniziative da condividere. Detto questo, quarta edizione delle Favole di Luce. La sala già dà una rappresentazione di quelle che saranno le Favole di Luce, di quelle che saranno le emozioni che andremo a percepire. Però, come vi dicevo prima, Gaeta trasmette energia, trasmette felicità, trasmette emozione, basta vedere queste ragazze che sfileranno ogni sabato. Tante non entrano nelle iniziative perché ho veramente paura di dimenticarne qualcuno, ma sarà poi Andrea Brengola ad elencarle tutte. Io adesso guardo il pubblico, guardo tante persone che si collegano a delle iniziative, ma sicuramente Andrea poi sarà bravo a ricordarle tutte. Ma queste, l'energia di questa manifestazione, e poi taccio perché poi obbligherò democraticamente ogni partner a dire due parole, ovviamente tocca a qualcuno, vedremo se decidere di fare intervenire, questa manifestazione si regge sul lavoro di squadra, un grande lavoro di squadra fatto da tante componenti, da tante persone che dietro le quinte o in prima fila, ma per il ruolo, ovviamente lavorano. Guardo Cristian, la Proloco, tutti gli uffici informazioni sono gestiti dalla Proloco e senza di loro, sapete che loro sono l'interfaccia, quindi immaginate che un turista che viene trattato male oppure non gli viene data l'informazione giusta. Quindi ognuno di voi, ognuno di noi in questa sala ha un ruolo e quindi
Per questo motivo, sai, noi politici spesso ci prendiamo il merito di tutto, bravo, 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 ma in realtà dietro c'è una grande squadra che parte dal mio staff e tutto l'apparato burocratico, amministrativo, tutta la dirigenza che veramente è sempre, sempre vicino a tutte le follie. Come dice una dirigente, stiamo preparando il manuale, adesso come dice, antimitrano, ci sarà una cosa di questo genere. E quindi, detto ciò, finisco, ma voglio sentire velocemente un saluto da tutti voi, che siete un po' anche il cuore pulsante della nostra iniziativa, un cuore pulsante che senza di voi questa iniziativa sarebbe molto limitata, quindi realmente rappresentate tanto per questa città, per questo territorio. Un'iniziativa che ormai si è allargata a dismisura, il cui indotto economico ormai ha una ricaduta comprensoriale, non è solo della città di Gaeta, ma dell'intero Golfo di Gaeta. Tante la ristorazione dei comuni limitrofi e anche bed and breakfast, quindi strutture ricettive e ricettive, mi dicono che lavorano grazie all'apporto di questa iniziativa, perché i numeri sono tantissimi, quindi Gaeta non può recepire un numero di turisti così elevato. E quindi io sono ben contento che tutto si distribuisca verso anche i territori limitrofi. Vuol dire che stiamo lavorando bene, vuol dire che consideriamo tutto il Golfo di Gaeta una grande famiglia, vuol dire che le politiche comprensionali servono ad essere più forte nell'offerta turistica e non ci sono assolutamente limitazioni mentali e territoriali. Questo deve essere il valore aggiunto da parte di tutti noi e le aziende che oggi sono qui, anche se molte di loro possano non avere una ricaduta diretta su queste iniziative, hanno voluto dire, sindaco, una pacca sulla spalla, non ci vogliamo essere e vogliamo far sì che ovviamente tutto venga svolto nella maniera migliore per dare più lustro al territorio. Considerate che la Regione Lazio, 2-3 settimane fa, ho ricevuto una telefonata da parte di alcuni collaboratori del Presidente Zingaretti, dove appunto volevano che si rappresentasse Gaeta nella fiera di Rimini come meta turistica invernale. Sapete, il cambiamento epocale è un cambiamento epocale. Gaeta, che fino a qualche anno fa, se io avessi detto che volevo farla diventare, la volevo riposizionare sul mercato, dandogli un'altra connotazione attraverso un'analisi di mercato che la riposizionasse, che la facesse vedere nella testa del turista anche come possibile città di meta turistica invernale, secondo me di tutti voi avreste detto che era un pazzo. Ci hanno provato a dirmi che è un pazzo, ma non me ne frega niente, quando ci credo delle cose vado avanti, almeno quasi sempre, e quindi ovviamente ci tengo a presentare ognuno di voi che siete dei partner importanti, dei partner dei fratelli di sangue di queste iniziative, quindi che hanno voluto essere qui in mezzo a noi. Voglio iniziare un giro veloce, vi chiedo, perché siamo tantissimi, però voglio sentire la vostra voce, senza la vostra voce non me ne vado. Quindi iniziamo dal Presidente della Proloco con un saluto. Prego Presidente. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui tutti numerosi. Allora, soltanto due parole. Come Proloco anche quest'anno avremo 3 info point distribuiti sul territorio di Gaeta, uno a Corso Cavo, uno a Villa delle Sirene e l'altro a Piazza 19 Maggio, oltre ai nostri 2 uffici sempre aperti. E in più una notizia che do anche in anteprima al sindaco, mi hanno già comunicato, visto che abbiamo anche la gestione delle prenotazioni Pullman, che ci sono già 10 richieste e 3 da fuori regione, una dalle Umbria, una dalle Marche, e ancora non siamo partiti. Quindi, grazie a tutti voi. Grazie Presidente. Noi non siamo partiti perché in realtà la comunicazione vera parte da oggi e quindi parte su tutte le radio nazionali. Salto un attimo Giada perché parliamo di Radio Nazionale, non posso che ringraziare per la presenza l'amico Antonio Miespoli, proprietario di Radio Kiss, che non ci fa mancare mai più il tempo. Grazie, grazie. Ormai è un appuntamento che questo è il terzo anno che seguiamo l'iniziativa con la diretta nazionale. Siamo onorati di partecipare a questa bellissima cosa che avviene qui a Natale. Che dire, ormai non posso non mancare, ogni anno vengo a questa conferenza che organizza il sindaco, siamo contentissimi e felici, quindi faremo la diretta da qui e potrete tutti intervenire con le iniziative che si svolgono sul territorio. Grazie. Grazie a tutti, grazie per il supporto. La risposta è un'analisi da parte di una giovane studentessa insieme alla Sapienza, che devo dire promossa, perché dobbiamo riconoscere che ci fanno le cose belle, da quel folle, un altro folle del Consiglio Comunale, Gennaro Romanelli,
che insieme a tanti altri consiglieri ogni giorno sono sempre sul campo, che ha promosso questa iniziativa per misurare l'impatto, quindi un'opposizione, minoranza, che promuove, che propone cose positive. Vedo Gino Caetano, visto Massimo Magliozzi, quindi persone che vogliono far crescere il territorio, non persone che vogliono denigrare il territorio bloccando le iniziative. E caro Gino, fa un applauso a tutti voi e lo voglio rendere pubblico, non perché siete succubi, come qualche sciocco o stupido possa dire, ma perché siete tutti uniti per la crescita del territorio. Gli sciocchi finiranno per terminare. Passo la parola a Gianna Conte, in rappresentanza della comunità montana. Sì, buongiorno a tutti i presenti, un breve saluto da parte del presidente della 17ª comunità montana Montearunci, Alfredo Bellucci. Per la comunità montana è il secondo anno che partecipiamo a questa terza edizione di Favole di Luce, un evento che oltre che in termini di presenza dallo sindaco vede attori molto importanti coinvolti. Infatti il prossimo anno non so se basterà questa location, quindi può essere un'idea. La comunità montana, insieme alla sua giunta e al consiglio comunitario, ha creduto fortemente in questo progetto e soprattutto in maniera comprensoriale, cercando di contribuire a un vero e proprio, una vera e propria crescita economica, con un conseguente sviluppo naturalmente turistico, per questo è fondamentale anche culturale, e quindi una ricaduta positiva su tutto il territorio del Golfo. Quindi grazie. Grazie Gianna, grazie Presidente, grazie amici, e altro proposto al mio stalking durante l'anno. Ovviamente noi dal 2 gennaio inizieremo il giro, questo è chiaro. Passo la parola a Clemente Borrelli e saluto l'amico Cesare D'Amico. Cesare D'Amico è un altro grande imprenditore, armatore, sempre in giro per il mondo, che ha voluto in tutte le maniere essere al mio fianco, mi riconosce una grande amicizia che per me è un grande onore, perché è una persona che sicuramente parla con i capi di Stato, parla con i ministri degli esteri, e sicuramente averlo qui in mezzo a noi è un riconoscimento non solo per me ma per tutta la città di Gaeta. Prego Clemente. Buongiorno, chiaramente un saluto da parte del dottor Cesare D'Amico, ma da parte di tutta la D'Amico Società di Navigazione, ma anche nella persona di Paolo D'Amico, presidente della D'Amico. Mi risulta un po' strano essere qua in rappresentanza della D'Amico, ma vorrei anche spiegare il perché. La motivazione, parlavi di amicizia, di Cesare D'Amico, della D'Amico, che sponsorizza un'iniziativa come questa, è l'amore per la città. L'amore per la città di Gaeta, che nasce da diversi anni, possiamo parlare anche da decenni per il rapporto con tutti i marittimi gaetani, ma che negli ultimi 10 anni si stringe con Gaeta, soprattutto con la presidenza dell'ITS Fondazione Giovanni Capodo, che io poi, nella quale io opero e lavoro. D'Amico, Cesare soprattutto, riconosce in te, Cosmo, grandi capacità, ma soprattutto la passione poi contraddistingue la gestione di questa società. Prima parlavi di una non immediata ricaduta, ma la ricaduta c'è quando ritorna e operi all'interno di una città che vedi rinascere. In questi ultimi 10 anni Gaeta sta riconquistando quella posizione che merita. Quindi Cesare D'Amico, ogni volta che viene qua, ti riconosce nel guardare i tanti miglioramenti che ci sono e il tanto entusiasmo che sta rinascendo nella città, ti riconosce le tue capacità e la tua passione. Grazie. Grazie veramente. Grazie. Ora in genere noi facciamo il talk show, ma facciamo le conferenze stampa. E quindi aspetta, non gli avrei voluto dare la parola, penso di non darlo a qualcuno sulla mia destra. Allora, Confcommercio, Gianni Acanfora, presidente regionale di Confcommercio, non sai quanto piacere mi fa che sia qui, insieme al tuo direttore regionale, ovviamente non iscritto a Confcommercio. Grazie. Grazie. Grazie, signor, grazie sindaco. Allora, sarò veramente breve, 2 cose, 3 cose che hanno detto il sindaco Mitrano. Uno, e questo l'ho detto anche l'anno scorso e mi ripeto, perché noi siamo qui dall'inizio di quest'anno, questa kermesse, che lui ha la capacità di farci vivere le atmosfere natalizie con le renne, con le lucine, quando ancora si fanno il bagno in mare. E questa è una grande capacità, non è uno scherzo. Parlando poi di atmosfera, perché qui c'è tutta questa atmosfera natalizia, non bisogna dimenticare anche il fatto che questa atmosfera sembra quasi un film felliniano, anche questo l'ho ridetto. Però quest'anno
quindi con la ruota panoramica, le luci, tutte queste belle cose, però quest'anno c'è un elemento in più, lui ha coniato anche il nuovo nome, quindi oggi non si chiamano Fabio Luce, ma le bambole di luce. A parte questo, quindi saprei un sacco di importanti interventi che si devono fare, bisogna riconoscere al sindaco, all'amministrazione, a questo grande staff che si è creato intorno, che gli hanno fatto e che gli consentono di organizzare ai noi un evento a settimana, una capacità costruttiva, creativa, un vero e proprio modello organizzativo che io chiamerei il modello Gaeta, anzi per ragionare in termini comprensionali, così come tu ormai hai inculcato a tutti i tuoi dirigenti, il termine comprensionale è il modello Corfù di Gaeta. Ecco, questo secondo me è un bel segnale, il segnale di condividere col territorio, di far conoscere il territorio, perché quando si parla di Gaeta si parla del Corfù di Gaeta, di una terra splendida, ricca di cultura, di storia e di tradizioni. Ed è giusto fare iniziative di questo tipo che richiamano, fanno conoscere il nostro modello anche in Italia e anche all'estero. Ecco, lui è andato a proporre i suoi prodotti tipici del Golfo di Gaeta a Londra, io sono andato in Albania. Ora, se io vi dicessi che in Albania conosco la Lumiere di Gaeta, voi sicuramente non ci credereste. E invece è così, perché quando io ho detto da dove venivo... Sono amico albanese. No, è vero, no. Lo dico, non lo dico scherzando, perché quando io... quando si fanno gli incontri di rappresentanza, l'abbiamo fatto alcuni modelli di cooperazione con l'Università di Scooter, di Tirana, si informavano di chi fossi io e quindi sapevano che venivo da Formia, da Gaeta. Quando vai su internet lui ha invaso tutti i social con le favole di luce. Quindi questi mi dicevano in albanese, italiano, favole di luce, e io ho capito che ci stava sempre lui alle spalle. Quindi è una... e chiudo perché... ovviamente riconosco tutti i meriti della comunità, non sia mai che li riconoscessi, ma tanto sono ormai, voglio dire, una cosa conosciuta, apprezzata anche fuori confine, ma quello che mi preme dire, quando lui è anche una persona molto sincera, molto genuina, perché ha detto a tutti che ci ha cooptati qua, io non ci dovevo essere, ma non ha usato il termine stalkerizzati. In 3 giorni, dal 11 ottobre al 13 giorni, mi ha mandato 6 messaggi. Gianni, conferenza stampa, luminare venerdì 18 in Comune di Gaeta, un abbraccio e buon lavoro. 10 ottobre, 11 ottobre. Di nuovo l'immagine delle luminarie. In questi giorni ti ricorderò anche se facciamo un pochino di presentazione dell'evento dell'anno. 13 ottobre. Ci vediamo venerdì per trascorrere insieme una giornata ricca di emozioni per la città di Gaeta. 14 ottobre. Spero che veramente tu verrai, non puoi non esserci, mi hanno detto che non ci sei. Allora, signori, questa non è una stalkerizzazione, è una grande capacità di essere sul pezzo. E io questo lo devo dire. Grazie, dico solo questo, adesso andiamoci a mangiare una buona pizza con Pupillo, pura pizza, un brand che si sta diffondendo in Italia, grazie per essere qui, perché sono convinto che vi aiuterà a crescere in Italia e vi porterà fortuna. Grazie a voi, noi siamo molto lieti di essere qui oggi come sostenitori di questo evento e attualmente Gaeta ha creato quello che è non solo un turismo ma anche una parte economica che gira su 10 mesi l'anno. Questo dobbiamo dire grazie al sindaco e grazie a tutti i suoi sostenitori e attivisti che lo aiutano in questa idea, perché portare turismo, economia in un paese che era abituato a vedere turismo solamente 6 mesi l'anno e adesso si ritrova per 10 mesi l'anno su turisti e comunque attività che lavorano dal settore ristorativo al settore dei hotel e tutte quelle che ci circonda è una grande vittoria per tutti. Noi siamo qui con Pupillo Pura Pizza per promuovere quello che è il nostro forte, noi promuoviamo molto l'attività territoriale sui nostri prodotti, quelli ristorativi. Ci presentiamo su Gaeta con un prodotto di street food, una pizza a portafoglio pronta per essere mangiata e camminare e visitare quello che è attualmente l'evento più bello di tutta la regione e uno degli eventi più belli sul livello nazionale. Grazie davvero a tutti voi.
Grazie. Ovviamente Gheberit sono altre persone che ogni tanto praticamente se devo ristrutturare qualcosa dentro al comune e non ho le risorse per i bagni, arriva la mia telefonata, pronto, avete due bagni, però, e io di questo vi ringrazio perché è un'azienda che insiste sul territorio, è un altro brand nazionale, il prossimo anno avverrà qualcosa di, che rimarrà nella storia, cioè ritireranno il brand Pozzi Ginori e ovviamente diventerà in tutta Europa solamente un unico brand che è Gheberit. Ovviamente voglio ringraziare il direttore marketing nazionale Alessandra Gasparri, Molino, tutti quanti, Schiavo, tutti quanti voi per essere sempre al mio fianco, al fianco della città di Caena. Siete su Caena e questo collegamento è necessario, anche perché un'azienda deve vivere il territorio e il territorio deve vivere l'azienda. Prego. Allora, Gheberit è entrata sul territorio di Caena soltanto da qualche anno, inteso come marchio. In realtà dietro Gheberit a Caena c'è Pozzi Ginori, che ha una realtà di circa mezzo secolo e dove penso ognuno di noi, quindi ognuno di noi presenti in questa stanza, abbia avuto un patente che ha lavorato o lavora o lavorerà nella nostra azienda. Gheberit ha da subito creduto in questo progetto e l'ha subito sposato con entusiasmo, non solo quest'anno. E ovviamente l'entusiasmo c'è nel dare un contributo per, è caso di dire, illuminare, dare maggior luce, dare maggior visibilità alla nostra città, non più soltanto sul territorio locale, ma come diceva Gianni prima, oltre i confini. E questa è una cosa che Gaeta, diciamo, merita, è già molto conosciuta al di fuori dei territori limitrofi, ma ovviamente bisogna puntare sempre più. Grazie. Ovviamente ci saranno due giornate, loro hanno voluto fortemente avere due giorni, abbiamo chiamato già dall'anno scorso Gheberit Day, non vi dico cosa faranno perché c'è qualche sorpresa, vi faranno anche provare i prodotti ovviamente Gheberit. Un ringraziamento va anche a tutte le forze dell'ordine e la protezione civile che è sempre al nostro fianco, perché gestire il fenomeno luminario non è semplice con le migliaia e migliaia di turisti, quindi un plauso sia alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e a tutti coloro ovviamente che ci sostengono per garantire la sicurezza di tutti i turisti e anche dei nuovi cittadini. E la parola ovviamente all'amico direttore Salusti dell'ENI, ovviamente ringrazio tutto il management dell'ENI, perché ricordate, l'ENI come Gheberit sono aziende che sponsorizzano ovviamente iniziative a livello nazionale, penso al Gran Premio, penso alla Nazionale Italiana, e quindi vuol dire che anche noi siamo la Nazionale Italiana, quindi parola al direttore Salusti. Tanto voto tutti i saluti di tutta la linea di Roma, della linea logistica che ha creduto in questa sponsorizzazione. Noi abbiamo accettato con piacere perché questo è anche in linea, diciamo, con il sostegno di altre iniziative che noi abbiamo, diciamo, che i territori dove siamo presenti attuano. E ovviamente noi qui abbiamo una realtà industriale importante, il deposito carburante di Caena, che svolge una funzione strategica fondamentale anche per lo Stato italiano. Abbiamo un deposito con un centinaio di addetti fra interni ed esterni, e sul quale abbiamo investito e continueremo a investire i prossimi anni in modo massiccio, soprattutto per una convivenza armonica anche proprio dei nostri asset sul territorio. Sicurezza, salute, ambiente, integrità degli asset. Quindi un ringraziamento di nuovo al sindaco e in bocca al lupo a tutti per la buona riuscita dell'iniziativa. Grazie per la parola, direttore, e credo che, mi sembra, l'anno scorso abbiamo sperimentato con Gheberit, magari voi avete tutti i vostri social e comunque i media interni dell'azienda, forse non sarebbe il caso, prepareremo subito, perché già ce l'abbiamo pronto, una pubblicità da inviare a tutti i vostri dipendenti italiani, esteri, in maniera tale che possano essere a conoscenza, che a Gheberit si possano vedere. Ora possiamo parlare di questo, che è un cazzale, che è eccezionale.
e l'amico Lucio Pavoni, ma quante cose ci diciamo durante l'anno. Referente del presidente Francesco Di Maio, che ovviamente ringrazio, sì, ma ringrazio Lucio Pavoni, per l'autorità portuale c'è un rapporto di amore, non di odio, perché insistiamo sul territorio. Io sono felicissimo che quest'anno siete qui dentro a questa organizzazione, perché sapete che gran parte della città, ovviamente pronto, chi è? Allora, gran parte della città insiste, mi vede Paola, Paola dice, ma quando parli? Non posso parlare, perché lo deve dire lei del profumo. Quindi, perché mi guarda e quando dice, non lo posso dire. Quindi lo dirà lei, ok? Questa è l'ex assessore di Forna Stefani che mi guarda e quando parli del profumo, non lo puoi dire. Quindi io veramente ringrazio della vostra presenza e passo la parola a Lucio Pavone, direttore della sede di Greta, e devo dire anche braccio destro di Francesco Di Maio. Prego. Grazie Sindaco, chiaramente i vostri saluti del Presidente. Come sai, queste parole poi gli daranno una crocifra per la città. È spessissimo sta qui a Greta, però oggi per altri impegni già precedentemente assunti c'è un'importante iniziativa, un convegno nazionale di salvaguardistica a Cagliari, dove tra l'altro insomma si farà anche promozione del porto di Greta, su questo settore che ancora abbiamo ampie potenzialità di crescita e di sviluppo. Manca a dirlo il saluto del Presidente, a te, a tutta la cittadinanza, e i complimenti per questa iniziativa oramai agli occhi di tutti, ovviamente omicida, sulla quale già in passato l'autorità portuale ha dato il suo contributo, ma a maggior ragione. Ma ti faccio vedere una cosa? A maggior ragione. A maggior ragione. Ora che è diventato un evento a tutti gli effetti di evidenza nazionale, che dà sicuramente una ricaduta per tutto il territorio in termini di immagini, di produzione, per il comune, il territorio, la stessa autorità portuale che anche quest'anno farà appunto avere il proprio contributo, oltre alla disponibilità piena delle aree, dell'organizzazione logistica dell'evento, che richiede un impegno da parte un po' di tutte le istituzioni. Grazie Lucio, grazie direttore. Già dagli anni scorsi ho sempre stati vicini, a parte gli scherzi, anche con la disponibilità di tutte le aree per fare la pullman. Considerate che l'anno scorso sono venuti più di 1000 pullman a Greta. L'anno scorso c'è stato un vero cambio di tendenza, perché da questa analisi si evince che fino a qualche edizione precedente il 100% del turista, del visitatore, il 90% era campano. Dall'anno scorso abbiamo cominciato a prendere anche il turismo toscano, il turismo del Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, e questo ovviamente è molto importante avere la collaborazione da parte di parte che sono qui. Come vedete ho stravolto, Andrea mi guarda perché in realtà tutto questo era previsto alla fine, ma alla fine abbiamo stravolto la scaletta e lo facciamo adesso. Dovevo far fare il saluto istituzionale, sì, Rosario, consigliere, no, parte, invece ho fatto, mi è venuta in mente questa cosa strana, io sono partito da Cristiano Rosato e sono venuto qua. E quindi a questo punto faccio parlare Vito Rosato. A questi Mauro sta zitta, lei è il profumo di Greta. Vai. Buongiorno, benvenuti a tutti. E ovviamente ringrazio davvero tutti i partner che ci permettono di fare quest'anno anche quest'altra edizione di Favole di Luce, ma un mio ringraziamento personale devo dire che va a tutti i dipendenti comunali, che so quanto soffrono tutto questo periodo, lo so benissimo, e alla pazienza che hanno tutti i miei consiglieri comunali e gli assessori, perché ovviamente quando vedono gli uffici dice ah siamo là, persone sono in là, alziamo le mani, andiamo lì. Quindi voglio ringraziare davvero tutti, perché è davvero un lavoro di squadra, per chi direttamente e chi indirettamente partecipa e vive questo momento nel comune di Greta. Ovviamente sì, Paola ha detto che lo devo dire io, va benissimo, e siamo riusciti, cioè il sindaco è riuscito finanche a stravolgere anche l'attività di Paola Scarpellino, che ringrazierò sempre perché è l'artefice di aver portato il nome di Greta in tutto il mondo. Scusami, il cachet poi me lo da dove? Che trovo? Qualche acqua di Greta. Allora è un'edizione limitata proprio per le luminarie, bellissima confezione dorata, sindaco, non lo rompiamo, ma questo è quello per ambienti, Paola? Sì, questo lo commenta lei perché se lo vuole spronzare. Sì, va bene. No, ma quasi non ce l'ho perché non è
il sindaco funzionale. E a dire il vero, tra tutti i ringraziamenti, mi preme farne uno, forse quello un po' più sentito stamattina, e quello che mi emoziona di più, ed è un grande ringraziamento al nostro sindaco, che ci permette di vivere ogni anno questa bellissima festa, perché poi alla fine è una festa, e permette alla città di Gaeta questo sviluppo economico che noi da anni abbiamo sempre ricercato. Grazie. Allora, da febbraio si inizia l'organizzazione, perché il primo febbraio riparte tutta questa macchina da web, chiamiamola così. Poi, da settembre, gli uffici sono favole di luce. Praticamente ogni consigliere, dato già avuto Marco Di Massa, mi ha detto, senti, dopo il 3 novembre, dopo il 10 novembre, ormai le date sono il 3 novembre, comunque esiste l'assestamento, esistono le favole di luce. E quindi praticamente rinviamo tutto a dopo quello che è. E qui per questo veramente devo un applauso a tutti i consiglieri di maggioranza che veramente mi sopportano, e fate l'applauso, voglio essere l'applauso, fate l'applauso. Allora, il prossimo anno vi faccio trovare qua, come si chiamano, le veline, che dice applauso, come vengono nelle trasmissioni. Adesso ovviamente passo la parola lo dicevo con convinzione, non perché siamo qui, anche perché io sono una persona poco controllabile, sono folle in tutto, quindi e quando veramente ho un'espressione di amicizia verso l'amico Mauro, commissario della Camera di Commercio, l'altra volta le facevo la battuta, speriamo rimani commissario a vita, perché lui ha saputo ben interpretare il suo ruolo anche in previsione di uno sviluppo economico di tutto il territorio. La Camera di Commercio è questo, e quindi io ti ringrazio doppiamente, sia perché sei commissario della Camera di Commercio, sia perché sei Mauro Zappia, e che ci hai creduto in me e in tutta la città di Gaeta. Prego, Presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Io di fronte a queste parole così che mi elogiano in questo modo non posso che ringraziare. Ho segnato alcune parole chiave, insomma, di questa conferenza stampa che, sulle quali ritengo che la missione istituzionale della Camera di Commercio di Latina, che sono stato chiamato a dirigere e a orientare, possono trovare una forte convergenza. Innanzitutto destagionalizzazione, le attività economiche e produttive devono durare il più a lungo possibile, e quindi le attività dei partner istituzionali devono essere orientate verso questo obiettivo. L'indotto che crea una manifestazione come questa che si svolgerà dal 3 novembre al 19 gennaio è un indotto che oggi possiamo anche misurare per riorientare anno dopo anno la nostra attività, il nostro contributo e i nostri sforzi. In questo senso mi fa piacere, come esempio di questa, diciamo, di questa collaborazione, diciamo, i tre eventi che vengono seguirsi l'uno all'altro in questi giorni. Abbiamo avuto martedì la puntata dei quattro ristoranti, no? che ha portato il territorio a livello nazionale. Abbiamo collaborato, abbiamo in qualche modo supportato la trasmissione facendo vedere il nostro territorio nel modo più ampio possibile. Infatti erano quattro città della provincia e la prossima settimana tra Formia e Gaeta, e qua ringrazio anche l'Istituto del Rapporto sull'Economia del Mare, dove verrà presentato un rapporto che ci descrive questo indotto come funziona. Io adesso mi taccio, lodo il lavoro di squadra sia interno ai nostri uffici sia tra partner istituzionali e vorrei chiudere con questa monito che lancio spesso ai ragazzi: ricordatevi che pubblico c'è bello. Assolutamente condivido. Ho condivido assolutamente, commissario, quanto hai detto. Tra l'altro già mi è stato oggetto una mia telefonata da Londra, perché la Camera di Commercio si sposa bene con l'internazionalizzazione, e quindi sicuramente la Camera di Commercio potrà essere, Gianni, fatto bene, potrà essere padre a tutti i progetti di internazionalizzazione che stiamo portando avanti. Domenica parto per la Cina, abbiamo un rapporto con una città con la quale ci stiamo gemellando per cercare
di portare il turismo cinese qui nella città di Gaeta, una città piccolina, 11 milioni di abitanti. E devo dire che quando ho avuto i referenti della TV nazionale qui a Gaeta, hanno detto sì, da voler non si rende conto che se apre quel canale, veramente qui altro che conto di Gaeta, riempiamo tutta la provincia di Gaeta. Queste sono iniziative che comparto con me perché l'economia del mare, e mi permetto di saltare perché so che è un impegno, so che deve andare via, e quindi mi collego e gli do la parola a Salvatore Dalmatic, ma soprattutto mi permetto di dire, non perché voglio diminuire la mia azienda, quella che è un'idea geniale, quella di aver fatto un bed and breakfast su uno yacht e il super yacht, e qui si sposa bene l'economia del mare. Lo sviluppo di una città, delle nostre città, non si vede nell'entroterra come qualche politico ancora continua a pensare, ma credo che lo sviluppo lo guardiamo guardando, lo vediamo, guardando il mare. Quindi grazie Presidente, noi saremo presenti all'economia del mare, io purtroppo come già vi ho detto non sarò in Italia, ma sicuramente tutta la mia squadra sarà al tuo fianco, perché questi sono progetti sinergici con la Camera di Commercio, grazie a te, perché sono gli uomini che danno gli indirizzi alle organizzazioni. Le organizzazioni non lavorano, non funzionano bene se non ci sono gli uomini giusti. Noi le facciamo quando parlano dei partiti. I partiti non servono a niente, sono gli uomini che compongono i partiti, al di là dei colori. Prego Salvatore, Dalmatic e bed and breakfast su gli yacht, così facciamo capire alle persone che cos'è. Prego. Grazie a tutti dell'invito e della partecipazione. Sono orgoglioso, diciamo, di aver partecipato a questa manifestazione. Ritengo nella persona del sindaco una persona, diciamo, veramente eccezionale. Mi ha colpito moltissimo un giorno che stavamo parlando, ci siamo conosciuti da pochissimo tempo, e lui mi ha detto delle cose, cioè tutto quello che fa bene a questa città per me va bene, perché io sono innamorato di questa città. Io mi sono aggregato a queste parole perché ritengo che veramente Gaeta meriti moltissimo. È una città incredibile, tra l'altro io abitavo a Napoli, ma mi sono trasferito a Gaeta proprio per questo motivo. È una città sicuramente a dimensione d'uomo, e io, diciamo, da esterno ho visto la crescita di questa città in un modo incredibile. Nell'arco di un paio di anni ho avuto l'impressione che questa città è stata completamente rivoltata, grazie sicuramente alla presenza di tante attività che sono state realizzate su questo percorso. E ripeto, faccio parte di una piccola cella, anche io, che mi sono aggregato a questa situazione con molto entusiasmo, e ritengo che effettivamente attraverso le sinergie che si fanno, attraverso tutti i componenti, diciamo, che partecipano a queste iniziative, la città di Gaeta sicuramente avrà un nuovo splendore ancora che continuerà, mi auguro, imperterrito nel tempo. Grazie al sindaco e grazie a tutti voi. Grazie Salvatore. Veramente per la presenza e la partecipazione. Passo la parola a uno dei direttori più forti, più rudi, più energici, che ha trascinato e si è inventato questa iniziativa della casetta di Babbo Natale con gli amici di Overline. Saluto e grazie per essere qui come ogni anno. La parola a Clemente Ruggeri, un saluto ovviamente al Presidente Palasini. Ho visto che comunque tu mi continui a definire sindaco, grande, presente, forte e quant'altro. Io però a questo punto la battuta è doppia, così sintetizziamo anche, credo che sia tutto a posto con quel che dicono, anche la ragione presente che io sintetizziamo, perché giustamente loro stanno in piedi e è passato tanto tempo. No, ma se io sono anomala e capisco l'anomalia positiva, lo siamo in due, perché solo per sentito già mi accampo la stalkerizzato. Di Tucci che è diventato una bambola, scusate un attimo, c'è qualcosa che comunque alla fine ci accomuna, perciò questa assonanza, se vogliamo, di anomalia è assolutamente comune a tutti. No, io scherzi a parte. Sicuramente noi come IBAB abbiamo fatto uno sforzo enorme, siamo riusciti a seguirti in questa follia delle favole, ma è diventata poi una realtà, e nel network di quello che comunque è un turismo sicuramente invernale che ha avuto la possibilità, la potenzialità di creare un nuovo PIL per questo splendido comune, questa splendida città che io ho imparato ad apprezzare. Voi considerate che io in realtà vengo da Roma, perciò quando la prima volta approdai a Gaeta dissi, dico, beh, bella, però effettivamente l'inverno qui c'è un problema, chi soffre di depressione ha sinceramente grandi problemi a viverci.
devo dire che poi l'incontro con il sindaco ha creato sicuramente questa sinergia. Detto ciò, io vorrei associarmi ai tuoi ringraziamenti, però non è la casetta di Babbo Natale, è il villaggio di Babbo Natale, e perciò un applauso per il suo compleanno e per la quarta edizione con il suo presidente Giuliana Valente, e ringrazio ovviamente tutti gli appartenenti all'associazione, e quest'anno hanno fatto uno sforzo maggiore da agosto che stanno lavorando, il villaggio di Babbo Natale sarà raddoppiato, anche perché, caro Gianni, lo stalking non l'hai colpito solo lui, anche io, fidati, per il villaggio di Babbo Natale. E poi vorrei fare un brevissimo annuncio, credo che questo sia gradito a lei, perché questa nostra collaborazione fattiva in termini istituzionali, utilizzando anche un proverbio, chi non porta una soluzione al problema, anche lì fa parte del problema, noi portiamo soluzioni, perciò come IBAS sono felice di annunciare che noi probabilmente, anzi spero se non ci sono intoppi, sicuramente il 20 abbiamo vinto un progetto con la Regione Lazio, perciò grazie anche allo sforzo fatto dalla Regione Lazio per credere nello sviluppo del turismo, soprattutto giovanile, inaugureremo l'ostello a Gaeta, che è un altro dei famosi stalking del sindaco. Noi l'abbiamo realizzato come progetto insieme all'amministrazione e probabilmente il 20 dicembre inaugureremo anche questo ostello. Perciò grazie a tutti, buon lavoro e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, grazie Presidente, perché mi hanno raccontato, mentre ero fuori, mi hanno raccontato di questo benedetto Babbo Natale che deve girare sopra gli archi che non si era sempre andato, tra l'altro solo tu hai presto organizzato per i movimenti di Overlanda, e praticamente è come che è venuta la casetta di Babbo Natale, e me sei la colpa, è sempre tua, ricorda. Non avevo dubbi. Invece questo è un bellissimo progetto di Ostello della Gioventù che faremo qui a Gaeta con finanziamento regionale, lo stavo dicendo, e quello sarà importante cavalcare anche questa nicchia del turismo giovanile, un altro elemento fondamentale. Ecco, abbiamo qui tra noi anche il presidente del CONI della Regione Lazio, Riccardo Viola, sono contentissimo che anche quest'anno creiamo questa collaborazione con questo progetto regionale che gira alcune città d'Italia, no, città della Regione Lazio, quindi hai scelto Gaeta e noi ne siamo felicissimi, un altro tassello in più per arricchire le favole luce. Prego Presidente. Grazie, buongiorno a tutti. L'anno scorso come potevi dire di no al sindaco, un fattore del genere, quindi c'è stata la disponibilità da parte nostra, abbiamo organizzato, ci ha chiesto due giorni, abbiamo fatto due giorni, la conclusione qual è? Per evitare di essere tagliato fuori, ho fatto telefonare io qualche giorno fa per dire ci siamo, ci vogliamo essere, perché? Perché per questo progetto che è Sport in Piazza, che promuoviamo lo sport per tutti, l'esperienza dell'anno scorso è stata un'esperienza meravigliosa, bella, e quindi bisognava ripeterla. E questa esperienza, se siamo riusciti a ottenere un risultato positivo, bisogna dire grazie a Gigi Ridolfi per quanto riguarda il Comune e le associazioni sportive del territorio, e a Bella di Criscio che c'era di fronte al nostro fiduciario. Quest'anno saremo presenti il 23-24 e l'impegno, caro Noto, per tutto quello che tu rappresenti è quello di migliorarci rispetto all'anno scorso. E con l'augurio di giocare lo sport ci diamo appuntamento il 23-24 novembre. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Davvero l'aneddoto che hai detto, noi non ci pensavamo più perché non sapevamo se il progetto era stato finanziato e il Presidente ha avuto la gentilezza e la cortesia di chiamarci e di questo delegato. Perché la Regione è sempre presente, il progetto è andato avanti quest'anno con i Regioni. Tu hai la testimonianza dell'anno scorso come pubblicazione, il prossimo anno andremo con i Regioni Compagni di Sport 2019. Bene, grazie. A questo punto non so se passare la parola o meno perché qualche dubbio ce l'ho, ma io adesso scendo perché lo voglio guardare in faccia per quello che dice, che è l'amico Davide Papa, proprietario dell'azienda Ecoli, una delle aziende più importanti, ma in termini anche di serietà sul territorio, al di là di Marche, Robavari, poi la serietà diventa la manager della proprietà. E di questo la cena adesso un gruppo di soggetti che bisogna tenere sotto controllo, infatti non so se saltare, arrivare ad Angelo e saltare. E quindi grazie Davide, grazie per essere qui, so che oggi hai fatto tanti sforzi per venire, ma ci terremo tanto. Per cortesia,
non seguire le ordini di certa gente della Confcommercio, che io so che tu sei Confindustria, e quindi andiamo avanti sulla giusta strada. Buongiorno e grazie Sindaco. Devo dire che da questo lato in mente c'è la provincia di Frosinone. Vero, non ci ho fatto caso. Sono talmente, è talmente importante l'evento che arrivano le aziende da fuori, oltre che le grandi aziende, ma anche aziende locali che vengono a sopportare questo evento. Per chi mi dice, ma come, perché sei lì? Come faccio a non essere qui? In piena democrazia il sindaco mi ha dato la possibilità di scegliere se essere parte dell'illuminato. No, devo dire che da imprenditore, ma soprattutto dopo aver conosciuto il sindaco Pietrano, credo che sia anche, oltre che un piacere, anche un dovere. Giro tantissimo e credetemi, ho a che fare con tantissime amministrazioni comunali e con tanti sindaci, ma una persona così, così dedita al territorio, alla sua città, così appassionato, l'amore che ha per questa Gaeta, io non l'ho trovato mai da nessuna parte. Quindi quest'anno, oltre all'anno scorso, era già stato l'anno scorso uno sponsor dell'evento, ma quest'anno ho deciso di rafforzare questo sponsor per il motivo che vi ho spiegato poco fa. È una persona eccezionale e non per l'amicizia che poi è nata, devo dire, anche se mi massacra. Io vengo anch'io storchializzato l'altro sera, tornavo a casa, ho comprato casa a Piacheta e mentre attraversavo la strada e soffermavo i due pubblici mi sembravano, e questo era il sindaco che andrei a Pregola, che si soffermava grande poi una mano. Insomma, comunque, veramente un grande piacere e anche quest'anno, così come ho fatto l'anno scorso, sarò là tramite per tante gente di fuori che vuole venire a vedere che ho fatto la guida anche io l'anno scorso per Gaeta, ma farò anche quest'anno un grande piacere. Grazie. Grazie. Anche ci sono tante aziende che qua sono presenti, che portano tutto il management da tutta Italia in giro per la città di Gaeta, penso a Pierre con la sua formazione, penso a Davide, che veramente l'anno scorso ho provato a fare la vita turistica. Ma lo conosci pure, non la casetta, ma mi correggi, villaggio Babbo Natale, e va bene, villaggio Babbo Natale, deriva. E a questo punto conosco, lascio la parola a chi una volta mi chiese un appuntamento, l'anno scorso, io non lo conoscevo a Sebastiano, venne questo tizio da Frosinante, che aveva questa azienda di ingrosso di prodotti non solo natalizi ma anche di tutto quello che può servire in varie stagioni dell'anno, e iniziò dicendomi: io non mi fido dei politici. Ma guarda, e questo è un elemento, è vero. E quindi questa cosa mi fece rimanere un attimino un po' così, per dire, tutti dell'appuntamento, perché in realtà era tramite un'altra persona che aveva parlato male di me, e quindi è venuto a conoscermi. Da lì si è creato, così come con Davide, con tutti gli amici che sono intorno a questo tavolo, un rapporto d'amicizia dove lui non si è tirato indietro, anche lui, come diceva Davide, quest'anno non ha integrato ma ha rafforzato in maniera esponenziale l'apporto, e questo ci ha permesso anche di fare un mix che poi vedrete all'interno di tutte le iniziative. Quindi Sebastiano, veramente grazie. Anche Sebastiano, anche ieri sera è stato oggetto di stalkeraggio, tanto lo dirà lui, è meglio che io di lui oggi. Allora, noi ci siamo conosciuti un anno fa, è vera questa cosa, perché è stata la prima affermazione che io ho fatto: sono una politica, quindi non mi parli di politica, parliamo di altro. Mi sono ritrovato di fronte a un manager, un grande manager, con un progetto dove io già dissi l'anno scorso che secondo me questo era un progetto che non si sarebbe rivolto solo al territorio, solo all'Italia come paese, ma si sarebbe anche rivolto all'estero, e secondo me la via è quella giusta. Detto questo, noi ci continuiamo a credere. Gaeta ha avuto uno sviluppo, lo dicevo l'altro giorno in intervista, Gaeta ha avuto uno sviluppo nell'arco di 2 anni che è stato vertiginoso. Parliamo degli ultimi film girati da Vincenzo Salemme, da Diego Farantuono, per cui insomma io credo che tutto questo merito, credo che tutto questo merito sia di Cosimo, dell'amministrazione comunale
ma soprattutto dell'attività manageriale che svolge questo organismo. Quindi vi ringrazio tutti e un grande in bocca al lupo all'amministrazione di Caira. Grazie Cassiano. Ringraziamenti di giro ovviamente a tutti i consiglieri, da Luigi Manzullo, Marco Di Pasta, Gianna Conte, Gennaro Dias, eccetera, 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 tutti quelli che mi supportano e mi supportano durante tutto l'anno. E tutto ovviamente, come dicevo, la diligenza di questo comune che mi permette e mi asseconda in tutto questo. Prima parlavo di un manuale, come mi era sfuggito il nome, manuale di Mitrano, come era? Salvami da Mitrano, come era? Sopravvivenza. Adesso passiamo ovviamente a chiamato la serietà, perché poi c'è stata la banca, io mi abbottono perché ovviamente ci faccio solo battute, sindaco, perché sulle battute sono imbattibili. Ci trasferirà il cavò per le prossime illuminate, quindi tanto è un messaggio chiaro. No, allora intanto grazie sindaco. Vi volevo dare un annuncio che lui non ha dato, ma quest'estate mi ha incaricato, stiamo creando un marchio Sciare a Gaeta, perché faremo una pista di neve artificiale su Monte Orlando con una seggiovia e sciremo a Gaeta, perché io lo sto dicendo come una battuta, ma in realtà io ci sto pensando, hai visto lì, sciremo a Gaeta. Siamo seri, tre brevi considerazioni, intanto perché siamo qui, beh, noi tre, veniamo da Cassino, veniamo dall'entroterra, però noi siamo tutti innamorati di Gaeta. Io ho 56 anni, frequento Gaeta da quando sono nato, ho il privilegio di frequentare l'estate perché anche ho una casa estiva qui e sono cresciuto che avevamo 15 anni, 16 anni, dove si va a prendere un gelato a Gaeta, dove si va a mangiare una pizza a Gaeta? Voi che siete cittadini di Gaeta molto spesso non vi siete resi conto del privilegio e della bellezza del vostro territorio. Se un merito dobbiamo dare al sindaco, oltre alla sua grande capacità manageriale, e di aver sfruttato qualcosa che è di irripetibile. Noi possiamo girare il mondo, io giro tanto, ma posti come Gaeta vi posso assicurare, quindi lo dico con l'amore di chi si sente parte di questa comunità, di questo territorio. Oggi io sono partito da Cassino con la nebbia, sono venuto qui, stavo in paradiso. Quindi voi siete dei privilegiati. Questa è una considerazione affettiva per trasmettervi che siamo parte di, ho tanti amici qua, quindi ci sentiamo veramente parte di un progetto importante. Poi vediamo la parte un po' più seria. Siamo una banca locale, abbiamo la Banca Popolare del Cassinate, abbiamo aperto un piccolo punto per servire una zona che aveva bisogno di un banco, ma di qualcosa che potesse servire commercianti e turisti. Ma abbiamo in mente con il sindaco, abbiamo una follia in mente di fare una banca, una filiale molto innovativa. Intanto si chiamerà BPC Gaeta, perché noi abbiamo un modello di banca reticolare, territoriale, dove le filiali sono parte integrante della città e hanno un'autonomia gestionale. Questo perché vogliamo accorciare le distanze tra banca e cittadino, banca e impresa. Ahimè, le banche non godono sempre di ottima reputazione. Noi con questo modello cerchiamo, anche questa è una follia, di accorciare queste distanze e quindi servire le imprese del territorio in maniera veramente adeguata. L'ultima cosa, il sindaco se l'è dimenticata, ma adesso sono io che faccio stalkeraggio nei tuoi confronti, non dimenticarti il 5 dicembre, perché voi dovete sapere che il caso di Gaeta è alle cronache dell'Accademia, io insegno all'Università, dell'Accademia Nazionale. Il sindaco sarà ospite dell'Università di Ancona, del rettore dell'Università di Ancona, dove sarà presentato un progetto che curerò con un mio collega dell'Università di Cassino sul turismo sostenibile, e ospite d'onore sarà il sindaco di Gaeta che parlerà del caso di Gaeta. Lo avevi dimenticato, sindaco? No, no. 5 di dicembre. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ci saremo anche l'anno prossimo. Grazie Presidente, grazie invece. Credo che il legame col territorio è fondamentale, perché poi l'economia, lo sviluppo lo si raggiunge attraverso gli investimenti, e quindi lo sviluppo è sinonimo di benessere e quindi di occupazione. Poi questa è stata l'affermazione che feci 4 anni fa quando partì con questo progetto, dove devo dire forse non ci credevo neanche io. Ho rischiato, è andata bene, con tutti, e sempre crescono sempre di più in parte. Credo che uno nella vita
quando fa qualcosa deve lasciare traccia e noi dobbiamo tutti insieme lasciare traccia. Questi momenti rappresenteranno la storia della città di Gaeta. Ora devo passare la parola a chi ovviamente mi ha fatto mandare via da Londra col suo vino, il vino Ciccariello, che no, è sempre pronto, ovviamente come a Confcommercio sconsiglio di comprare il vino Ciccariello, no, comprate il vino Ciccariello così come andate dai colini. E a parte le battute, questo vino è veramente un padre, lo posso dire, è sempre dietro l'angolo a dare buoni consigli, è sempre pronto ad aiutare il territorio. E una delle persone, lo dico pubblicamente, che molte volte mi chiama durante l'anno e dice: senti sindaco, ho delle risorse, a chi possiamo aiutare nella città di Gaeta? Io dico: senti, stata attenta, dice, si fatta aiutare, perché avesse la pensata che tu puoi fare altro, purtroppo c'è anche questo rischio. È una persona molto dedita a quelle che sono le iniziative sociali, ma non solo. Se oggi è qui è perché ha creduto in questo progetto, come ha creduto sempre in tutte le proprietà della città di Gaeta, un po' il proprietario, il padron, anche lui, della casa di Nico Ciccariello. E Davide, è bello quando uno racconta poi la storia di un'azienda vostra, come nasce dall'inizio e come poi si tramanda nel tempo, poi diventa fondamentale quando va a crescere. E quindi parola a te, Cosimino. Buongiorno a tutti e grazie di essere stato invitato qui. Veramente sono onorato e orgoglioso di esserci. Però è giusto, io quello che dovevo dire, l'hai detto tutto quando tu hai fatto tutto da solo. Va bene così. Io mi cambio il suono. Hai fatto benissimo però. Io dico che una cosa veloce, cioè un piccolo riassunto che dico, penso che la città di Gaeta, noi tutti di questa città, siamo veramente, dovremmo essere contenti e orgogliosi di avere un altro figlio di Gaeta così, che lui ci crede, ha tanta forza e l'ha avuto tanta di portare la città oggi veramente sulla cresta delle onde, ha fatto tanto per questa città. E voglio veramente, ti sto sempre vicino, come consigli, sempre che posso farceli, e lui accetta sempre i consigli pure da me, perché sono una persona di una certa età e vengo da niente, ho fatto qualche cosina, e dice: io da te ho sempre qualcosa da imparare. Io ce lo trasmetto sempre di quello che posso farti, però veramente sono, sono contentissimo di esserci, perché non è che conto una cosa, però sono qui vicino a lui che sono contento di esserci. Non è vero, perché conti tanto, e tra l'altro lui mi ripete sempre una parola: per avere successo bisogna avere fame. E quindi la fame non vuol dire un'accezione negativa, ma l'accezione di voler crescere e dare qualcosa sempre agli altri. E quindi quella è la chiave del successo, la chiave della partecipazione. Quindi ovviamente concludiamo, e mi fa anche piacere con Angelo, titolare del stabilimento, guarda, non mi viene neanche il nome, c'è quello che sta nella nave di sera, con Fulvia e sua moglie, due grandi amici, due persone che immediatamente, appena aperto il bando, sono stati i primi ad aderire all'interno di questo bando in maniera importante, così come tutti quelli che sono seduti intorno a questo tavolo. E di questo, essendo uno stabilimento unico, l'ho apprezzato tantissimo, e di questo voglio ringraziare pubblicamente. E ovviamente lascio la parola a te e ti ringrazio per essere oggi qui presente. Buongiorno a tutti, mi dispiace che non ci sia Fulvia, perché veramente lei in questo tavolo ci stava benissimo, che pazza com'è, come Cosimino, lo sapete che insieme fanno una miscela esplosiva di quelle proprio che bisogna stare lontane, migliaia di no. Punto primo. Secondo è, come Cosimino è un vulcano di idee, per cui quando mi viene in mente di dire mi è venuta un'idea, è il momento che scappiamo io e i miei figli, però trovo sempre Cosimino vicino, per cui è un disastro più assoluto. Niente, siamo contenti di poter sempre aderire alle iniziative dell'amministrazione, di Cosimino in prima persona, per cui ci siamo e ci saremo sempre. Grazie Angelo, io ho anche una lista di altri amici che ci hanno aiutato in questa iniziativa, quindi mi hanno dato la lista, me l'hanno scritta, quindi se dimentico qualcuno precisamente segnalatemelo, perché ci tengo a non dimenticare nessuno, partner che hanno collaborato attraverso una fornitura di servizio, quello che è,
Cristian Barra, Andrea Mattone, Hotel Mirasole, Hotel Sera, poi Talpolla, Pizzeria Ciro, Provoco Gaeta, gli stabilimenti balneari come associazione, quindi mi hanno dato dei nomi, Risorgimento, Perla, Sirio, Serene, Oriente, Viareggio, io vedo anche Riccardo presente, non l'hanno riportato, quindi io lo cito comunque, e devo dire chi ha fatto un po' da Trade Union per questa iniziativa, che ne devo dare atto, lo voglio ringraziare pubblicamente, il mio amico Amerigo Patella, che devo dire ha messo insieme un po' tutte le teste all'interno, e quindi lo ringrazio, così come ringrazio Riccardo, ringrazio tutti il resto. Lo Yacht Grill Pizza Club, alcuni commercianti di Era Medievale che hanno partecipato, io qui ho una lista, spero di non dimenticare qualcuno, Antonio Spinosa in primis, che è stato un po' collante, Casa Incanto, la Francesca, Pizzeria del Porto, Barbazzante, Casa Mia, Lupo di Mare, La Tua Bottega, Lupo Popolle, Ritrovo, Il Molo, Amistad, Birreria del Lazio, Ex Macelleria, Narighe, Stausa, Fittacambi, Calpurnio. Queste sono belle iniziative. Vedere che anche i piccoli imprenditori della città di Gaeta cominciano ad aderire a queste iniziative, si cominciano a svegliare. Questo è un elemento fondamentale. Ci abbiamo messo qualche anno, ma io sono comunque felice perché avere la classe imprenditoriale, dico sempre, una città, immaginatevi una città senza imprese, e spegniamo, proviamo a spegnere tutte le insegne, ci renderemo conto che saremo una città morta, una città senza energie, una città senza anima. Invece le imprese danno energie a questa città, e questo è un elemento importante. So, ho stravolto la scaletta, lo so, non mi devi dire, sto facendo cose che devi fare tu, chiudo solo, sai, vorrei cercare di ringraziare tutti, continuo, Andrea, poi tu li ringrazierai. Allora, Antonio Gattino, l'informatico del sito luminariegaeta.it, l'Associazione Italiana Scultori di Gaeta, Mario Mazzella, con il vedo con sua moglie, che si è inventato questa cosa del campionato del mondo di sculture di ghiaccio, stiamo lavorando affinché questo campionato del mondo diventi le selezioni per le Olimpiadi del prossimo anno a Torino, quindi potremmo avere anche una fase distaccata delle Olimpiadi di Torino qui a Gaeta. Ovviamente il centro del movimento di Spinosa, Cosmo Traniello, Gaeta in app, Giampiero di Cerca, che è una startup di impresa dove siamo collegati con Mirko Di Ciaccio, che è un po' l'ideatore di quest'app a favore di Fiducia, Giuseppe Bonagruglio, che vi faremo vedere tutta una serie di foto storiche, Burattini, Fratelli Mercurio, testi in inglese di una giovane ragazza che lavora da Nato, italiana, Romina Simons, che ci cura tutte le traduzioni, Il villaggio delle favole di luce di Mario Carducci e Gennaro Padrone. Ovviamente Mario Carducci, come al solito, non fa mai quello che dico, perché sta oggi come radio locale, andò, lo devo a te se radio vi scrisse, metta radio spazio visto, e qua le date come radio locale, e la diretta ovviamente Mario Carducci, come parlava una capra, praticamente si dimentica tutto qua, ma lo dico perché è un amico, e quindi mi permetto, ci sono, ah beh, e allora ritratto tutto quello che è, perché non ho visto il cartello radio spazio blu. E però c'è scritto anche il villaggio di Babbo Natale, no? La casetta di Babbo Natale dell'associazione Verdà, Giuliana Valente, tutto lo stampa di Giuliana Valente. Free bike ce l'ho, free bike, stavamo in fila per fatto bene a Dimo, free bike tours Gaeta. Anni fa mi venne questo mino un po' particolare, strano, venne a proporre questa cosa di prendere le biciclette, ha detto guarda lo facciamo con un contributo volontario, io sono peggio di lui, pazzo, quindi ho detto lo facciamo, vediamo se il corso d'opera va, complimenti, perché si sta realizzando questa iniziativa dove lui porta a spasso con la bicicletta, e quindi sto facendo le piste ciclabili per questo motivo, il furbetto, praticamente per andare a visitare tutti i monumenti. Allora, Chocoland, due giorni di degustazione del cioccolato, ovviamente vedo anche quell'altro passo di Marco Di Cesare, che insieme alle alcune aziende sta godendo tutta l'illuminazione della città di Gaeta, e già ho detto insieme anche a Cosmo Traniello, e poi infine ovviamente voglio ringraziare Media Partner, AM Gaeta, Fashion Camera, Formia TV, Gaeta News 24, Gaeta Channel, Gazzettino del Golfo, Cosmo di Cosmo di Nitto, Paolo Di Giucci, Sport Gaetano, spero di non dimenticare nessuno, se ho dimenticato qualcuno segnalatemi, perché sicuramente non l'ho fatto con cattiveria, e vedo un energumeno che gira in giro, il consigliere Massimo Androssi che saluto,
che è qui, come ho salutato tutti gli altri consiglieri, però anche gli altri miei assessori qui presenti, Luciano Altempo, Felice D'Argenzio, prima c'era Linda Morini. Una festa per tutti, tutte ovviamente le radio e televisione, la carta stampata, che saluto, che siete qui, grazie per esserci, ovviamente sicuramente Francesca, Giunta, Franco, Lazio TV, Peppe, chi altro? Ho dimenticato qualcuno? No, ho nominato Capuano, tutti. Giuseppe Capuano. Giuseppe Capuano, ma io perché non me l'avevo mettita, sto andando là, mi stavo dicendo. E quindi detto questo, credo di aver ringraziato tutti. Se ho mancato qualcuno mi scuso. Ovviamente adesso vediamoci quelle che sono le immagini e quello che ci farà sognare durante questi 3 mesi di Favole di Luce. Con questa iniziativa non presentiamo solo la storia della voce della nostra città, ma Radio Foria, vedo Francaforte, e Francaforte la ringrazio doppiamente perché per venire qui a Gaeta fa sempre tanti sforzi, ultimamente non è stata bene e quindi è giusto che io glielo dica, ho già nominato Gianni per la sua sigla all'inizio dell'apertura, quindi Franca grazie per essere qui e sei oggi qui con noi e questa è una cosa che veramente apprezzo tanto. Franca è una di quelle persone che mi vuole bene a prescindere, è un po' come il papà o anche la mamma, è una persona che mi chiama, mi rimprovera, mi dice tu devi venire qua in trasmissione, non devi venire, eccetera eccetera. Io credo che tra tutti noi abbiamo superato quella barriera del rapporto istituzionale, c'è anche un rapporto d'amicizia, è quello che rimane. Oggi diceva una persona: tu non mi devi parlare come sindaco, mi devi valutare come uomo, che l'uomo rimarrà sempre, il sindaco tra qualche anno se ne va. Prego Andrea. Grazie sindaco. La Radio Show Italia con Paola e Corrado e concludiamo questo aspetto. Siamo pronti a conoscere questa quarta edizione di Favole di Luce, che dite? Io adesso con grande piacere lascio la parola al nostro caro Mirko Di Ciascio, che ha realizzato l'applicazione e non solo, che illustrerà le novità di questa quarta edizione ricca di contenuti. Scusami, un applauso alla giovincella che è ritornata a Cipro, grazie. Questo è un altro bel gesto, il fatto di voler essere presente nonostante quel piccolo valore. Bravo, grazie. E allora con grande piacere diamo la parola a Mirko Di Ciascio. Buongiorno a tutti, permettetemi di ringraziare il sindaco Cosimino Di Pitrano per due motivi. Il primo è per le grandissime parole di stima che ha avuto per me all'inizio, un po' meno per quelle sulla squadra del cuore. E il secondo motivo, veramente ringrazio di cuore il sindaco, il suo ufficio stampa che mi ha dato da Andrea Pregola e tutta l'amministrazione comunale per la grandissima opportunità che anche quest'anno mi ha dato di lavorare al lato ufficiale delle luminarie di Gaeta a Favole di Luce. Guardando questa prima slide, questa foto, non posso che non ringraziare colui che l'ha fatta, il fotografo Paolo Di Tucci, che mi ha donato questa foto e tantissime altre che sono contenute sia all'interno di questa presentazione, ma all'interno anche dell'app. Prima però di svelare le novità di quest'anno, che vi annuncio che sono veramente tantissime, vorrei fare un passo indietro. Ormai al giorno di oggi, diciamo che ognuno di noi possiede almeno un telefono. Se proviamo a fare anche un sondaggio qui dentro in aula consigliare, forse il 99% di noi, per non dire il 100%, possiede almeno uno smartphone. Però, almeno fino all'anno scorso, ancora non c'era l'app delle luminarie, ma ancora peggio, tra virgolette, non c'era ancora un'app di Gaeta, un'app nata per la nostra città. E l'anno scorso, appunto, con il pazzo, concedetemi il termine, del sindaco, mi ha dato il piacere di poter lavorare all'app ufficiale delle luminarie. E quindi vediamo un attimo com'è andata, perché come ho detto prima è stata la prima app che è uscita in questa città, quindi avevamo veramente molta molta pressione e l'aspettativa era veramente tanto alta. Ma la verità è che il successo di un'app in questo caso viene data dai numeri, quindi vi mostrerò alcuni numeri che loro assolutamente non possono mentire. La valutazione che ha avuto l'app Favole di Luce sullo store Android, che sarebbe il Google Play, è di 4.9 stelle, il massimo è 5. Le recensioni sono assolutamente tutte positive, maniera analoga anche per l'App Store, quindi per coloro che hanno l'iPhone. Ha avuto molto successo anche la realtà aumentata, che era una modalità aggiuntiva di cercare le luminarie. Tramite l'app delle Favole di Luce, semplicemente, passate il termine, inquadrando ciò che ci circonda, appunto, come dice la parola stessa, realtà aumentata, venivano mostrati dei pin, delle piccole immagini che andavano a mostrare le luminarie più vicino a noi.
ma un'altra funzionalità che è piaciuta molto è stata veramente quella del cuore. C'è stata veramente una grandissima voglia di cuore di lasciare il proprio contributo. Perché? Perché un po' prendendo spunto al social del momento che è Instagram, abbiamo deciso di aggiungere la possibilità agli utenti, in maniera del tutto anonima, questo ci tengo a precisarlo, di mettere il cuore alla rovinata preferita. E c'è stato veramente un boom di persone che hanno voluto lasciare il proprio contributo per far capire qual è stata la loro luminaria preferita, e quella che ha vinto lo scorso anno è stato Casper il polpo dei magici abbracci. Ma nonostante ciò è successo qualcosa di veramente molto particolare, anzi, visto che siamo nel termine delle favole, di magico, oserei dire, una cosa che scherzando con il sindaco un anno fa diceva magari, chissà se succede quella cosa, e quella cosa è successa. L'applicazione è stata prima in classifica sullo store di Android, quindi è stata l'app più scaricata per alcuni giorni. In Italia assolutamente, e la cosa bella è che comunque, passati anche questa volta il termine, parliamo comunque di Gaeta, quindi non una città che a livello nazionale può essere paragonata ai grandi capoluoghi, a Roma, a Torino, a Firenze, eppure Gaeta e le favole di Lucia hanno riuscito a scalare la classifica e andare primi in classifica. La cosa assurda è che è successa più di una volta nel periodo del luminario. La prima in assoluto è stata dopo la conferenza stampa, quindi prima dell'inizio ufficiale, che se non ero è stato sempre il 3 novembre lo scorso anno. Questo è testimoniare il fatto che c'era veramente tanta voglia di scoprire in anteprima le postazioni e le luminarie che hanno caratterizzato la terza edizione, cioè dello scorso anno. E quindi sulla base di questa grande spinta abbiamo riconfermato l'applicazione aggiungendo sempre qualcosa di particolare. Quest'anno abbiamo cambiato la prima schermata dell'applicazione, non è più il gorilla che c'era lo scorso anno, ma c'è la fontana di San Francesco. Non a caso abbiamo scelto questa foto, perché la fontana di San Francesco rappresenta veramente il cuore pulsante, il fulcro di tutte le manifestazioni che ci sono durante il fine settimana, durante il periodo delle luminarie, quindi dallo spettacolo di luci e di acqua della fontana di San Francesco fino anche alla sfilata delle ragazze del centro del movimento. Quindi è una sorta di benvenuto a tutti coloro che arriveranno all'applicazione, come prima schermata si troveranno la nostra bellissima fontana di San Francesco. La seconda schermata, che è quella principale, rappresenta la mappa della nostra città, dove, come potete vedere, il sindaco anche quest'anno si è inventato qualcosa di nuovo, perché le luminarie non bastavano, abbiamo aggiunto anche le proiezioni artistiche e il videomapping. Entrambi hanno dei colori differenti, che sono gli stessi che sono riportati anche sulla brochure cartacea, in modo tale che l'utente, le persone che vengono a Gaeta, sia che vedono quell'attrazione sulla brochure o sull'app, già solo vedendo il colore possono capire la tipologia, perché la luminare ormai le conosciamo ben tutti. Le proiezioni artistiche sono appunto delle proiezioni che avvengono su delle pareti, su degli edifici, però sono statiche. La differenza che c'è appunto col videomapping è che queste pareti, questi palazzi, come dopo vedremo, prendono forma, prendono veramente vita. Poi ci sono i mercatini di Natale e l'info point, e adesso inizierò a svelarvi quindi man mano tutte quante le attrazioni dell'edizione 2019-2020. Come in un quadro, quartiere La Piaia a Lungomare Capoto. Ovviamente, dato il successo dello scorso anno, abbiamo lasciato la possibilità di mettere il cuore, quindi di scegliere se questa è la luminaria è l'attrazione preferita o meno, e c'è sempre il pulsante che permette di avviare l'animatore, quindi di essere guidati in automatico da qualunque posto si trovi fino a prossimità della luminaria in questione. Sulla rotta di Enea, Porto Salvo, l'albero delle meraviglie a Villa delle Sirene, le Palmarè De Lumière, scusate la pronuncia in francese, Lungomare Capoto, l'Orsetto Pasticcione a Piazza Buonomo, tra Coralli e Stelle Marine, Piazza della Libertà in Corso Cavour, Maxi Bon, Piazza Mazzini, tra Fiore e Farfalle, Corso Italia, Arena Waterpolo, via Firenze, Marina di Seramo, il regalo scintillante Lungomare Capoto tra Porta Carlo V e Porta Carlo III, l'Ancora, Largo Caserta, Bright Branch Avenue, via Nunziata, via Faustina, via Duomo, via Docibile, il Viale degli Innamorati, che sarebbe il nuovo lungomare di Gaeta medievale, il Giardino di Stelle, Largo Bonelli,
è il Re Leone e la foresta incantata alla Villetta Traniello, che diventerà veramente uno zoo alla Ravetta, dove ci saranno il Re Leone, la tigre, l'ippopotamo, l'elefante e tantissimi altri animali della foresta. E poi c'è il mitico Casper, corpo dei magici abbracci, che ci sarà quest'anno al Molo Santa Maria. Adesso continuiamo con le proiezioni artistiche. La Madonna Nostra alla Chiesa di Santissimi Cosme e Damiano, Suggestioni del Mare, Piazza Mare all'Arco, Le Case dei Coralli, Piazza Mazzoccolo, Piazza Dolce Balocchi, Via Indipendenza, Piazza Vincent Capodanno, e questo qui è il primo videomapping, L'Elfo Canta Storie, video fantasie gaetane a Piazza Goliarda Sapienza, che sarebbe l'ex prima piazzetta di Via Indipendenza, per capirci. Scusa Mirko, ti interrompo, mi soffermo su questo Elfo Canta Storie perché quest'anno abbiamo voluto legare i mapping, quindi le videoproiezioni, anche al territorio. Qui saranno trasmesse, sarà legato, sarà ricordata quella che è la storia della città di Gaeta, del borgo di Gaeta, andando a riprendere con dei nomi di fantasia, ma dei personaggi veri, presi dalle foto, quindi magari qualche nostro nonno, qualche nostro parente si troverà lì. Proiettato, e così come ricordiamo anche le festività della Madonna da Porto Salvo e della Madonna Nostra, come si suol dire, dei Santi Cosme e Damiano. Gli spettacoli, quindi il videomapping ci sarà ogni 30 minuti a partire dalle ore 17 fino alle ore 21. Poi c'è School of the Universe, qui piazza Monsignor di Liegro. TikTok, il campanile parlante, a piazza 19 maggio, quindi qui il nostro campanile veramente prenderà vita, giusto Sindaco? Anche qui valgono gli stessi orari degli spettacoli, quindi sempre ogni mezz'ora, dalle 17 alle 21. Colorium, il Piave, tutto il battaglione degli alpini. Oggi a Gaeta, foto selfie corner, chiesa di San Biagio. I colori della luce, il tempio di San Francesco. La piazza delle stelle, piazza Traniello. Lo sguardo di Maria, piazza Cardinale De Rio. Le luci del porto andranno a colorare tutta Via Bausan. Poi ci sono i mercatini di Natale, una grandissima novità è un enorme mercatino di Natale che andrà appunto dalla piazza 19 maggio fino alla piazza Monsignor di Liegro. Scusami se mi permetto, qua sui mercatini di Natale quest'anno appunto saranno gestiti dall'azienda dove c'è appunto il proprietario Mario Carlucci e Gennaro Patrone, e quest'anno veramente ci sono tante novità. Sicuramente ho potuto vedere il rendering di quello che realizzeranno, e quindi ci sarà un allestimento di altissimo livello, e tra l'altro quest'anno saranno presenti due piste di pattinaggio con una grande infrastruttura molto innovativa a forma di gru, quindi svelo qualche cosa che poi andrete a vedere, quindi veramente un complimento e un bravi a questi ragazzi che veramente ci hanno messo tutto per aumentare il livello di qualità dell'offerta dei servizi. Il secondo mercatino di Natale ci sarà il lungomare Capoto tra Porta Carlo V e Porta Carlo III, e poi ci sono i Trinfo Point che già prima sono stati nominati, Piazza della Libertà, Piazza 19 Maggio e Villa delle Sirene. L'applicazione Fabio di Luce inoltre permette di rimanere sempre aggiornati, perché tutti coloro che hanno l'applicazione potranno ricevere delle notifiche push che lo scorso anno sono state utilizzate per esempio per ricordare la prossimità dell'evento, ma anche purtroppo per disdire, per annullare l'evento dello spettacolo della Fontana quando c'è stato un brutto temporale, ma anche per aggiornare e per far scoprire a tutti gli utenti qualche novità, perché lo sappiamo, il nostro sindaco ci sorprende sempre con degli eventi che erano fuori il programma, quindi in questo modo tutti coloro che hanno l'applicazione possono essere aggiornati. L'applicazione però non parla solo delle luminarie, non racconta, non descrive solo quali sono e dove sono, ma offre anche una serie di informazioni. È possibile per esempio consultare la brochure digitale direttamente, ma anche ascoltare la sigla ufficiale che è stata creata dal maestro Gianni Donati, quindi il collegamento diretto alla pagina YouTube. Ci sono le info utili raggruppate per categoria, quindi quelle che riguardano gli autobus, con possibilità di, con un click, di prenotare direttamente il parcheggio, oppure di avviare navigatore, quindi immaginiamo per esempio gli autobus che verranno fuori dalla nostra zona, che sappiamo che sono tanti, con un click potranno essere guidati fino al parcheggio a loro dedicato. In maniera analoga anche quelle per i camper, per i disabili, i parcheggi per le auto e le informazioni sui bagni. Ci dici.
Inoltre, per tutti coloro che non potranno sempre stare qui a Gaeta, quindi vivere le emozioni delle favole di Bucci dal vivo, potranno seguire gli eventi grazie a una sezione dedicata con il live della webcam, che quest'anno verranno installate alla Fontana di San Francesco, qui a Piazza 19 Maggio, e forse ci sarà anche una terza installazione. Ci sono i riferimenti ufficiali delle luminarie, quindi il sito del Comune, il sito delle luminarie, luminariegaeta.it, e anche riferimento alla pagina Facebook verificata Luminaria di Gaeta, Favole di Luce, oltre che ovviamente i contatti della Prologo di Gaeta. C'è anche una raccolta di alcuni dei monumenti della nostra bellissima città, per ognuno dei quali c'è una descrizione, ci sono delle informazioni come gli orari, l'indirizzo, possibile chiamare direttamente con un clic referente o anche essere guidati fino a questo monumento, ma per chi vuole maggiori approfondimenti su tutte le bellezze della nostra città, le attrazioni, gli itinerari, i prodotti tipici, gli eventi e quant'altro, c'è un collegamento diretto tra l'app Favole di Luce e Gaeta in App, che è la guida ufficiale della nostra città. E ovviamente tra gli eventi non poteva mancare quello delle luminarie, e appunto qui invece tutti coloro che hanno installato l'applicazione Gaeta in App, cliccando sull'evento delle luminarie, vengono rimandati all'app delle Favole di Luce. In questo modo abbiamo creato una sinergia tra le due app che ci sono in questo momento a Gaeta, perché entrambi dobbiamo crescere solo per il bene della nostra città. Bravo Mirko! Concludo solo dicendo, non so se da questa veloce cannellata avete già capito qual è la vostra attrazione preferita, e il mio invito è quella a scaricare o ad aggiornare l'applicazione alle nuove luminarie. Bisogna lavorare insieme, bisogna per costruire e far continuare a crescere questa città. Mirko Di Ciaccio e Giampiero sono due giovani talentuosi della nostra città. Giampiero è stato oggetto di un finanziamento per lo startup d'impresa, il migliore dell'impresa, di un giovane della città di Gaeta. Abbiamo messo delle risorse destinate ai nostri giovani per far ricreare impresa, e questo è il frutto. E quindi questa sinergia sicuramente ci rallegra tantissimo. Allora, aggiungo soltanto, complimentandomi con Mirko Di Ciaccio per la brillante presentazione, e avremo modo poi di aggiornare anche le fotografie di quella che sarà questa quarta attesa edizione, ma voglio sottolineare che quest'anno il sindaco ha voluto in particolar modo porre in risalto quelli che sono i punti culturali, artistici, monumentali della nostra città, omaggiando anche quella che è la nostra tradizione, anche abbastanza recente. E in piazza Goliarda Sapienza, questo elfo cantastorie che racconterà le storie di Gaeta del secolo scorso, avrà dei personaggi. Abbiamo realizzato un video intro, una preview, che serve semplicemente poi a farvi capire quella che sarà l'atmosfera. Ovviamente il video mapping sarà ancora più bello e coinvolgente. Quindi se vediamo insieme questo video realizzato dalla collezione fotografica di Giuseppe Bonapuglio.
della storia, della nostra storia, quindi Favole di Luce non è soltanto spettacolo, intrattenimento, ma anche un recupero storico-culturale della nostra bellissima terra. Tra l'altro il sindaco ha avuto anche un'altra bella intuizione quest'anno, proprio per rafforzare il legame delle comunità chietane all'estero, abbiamo dedicato due luminarie, le Palmarè del Lumière, che è dedicata agli amici di Frontignano, con cui siamo gelati, che lo scorso anno, ricordiamo, sono venuti qui in visita a un pullman, sono venuti a trovarci, e poi abbiamo dedicato agli amici chietani che sono a Somerville, Bright Branches Avenue. Io direi, il sindaco, di aver detto tutto quasi, quindi possiamo andare verso la conclusione. Prima di darti la parola, ricordiamo gli eventi sono tanti e interessanti anche quest'anno. Abbiamo l'appuntamento centrale, che è l'incanto della Fontana di San Francesco, tutti sabato, domenica e festivi alle ore 18:30, la sfilata delle Favole di Luce, corso Cavour, tutti sabato alle 17:30, ancora al centro del movimento, il presepe di ghiaccio più grande d'Italia. Il tema quest'anno sarà Cicerone nell'antica Roma, un oratore, un personaggio politico molto conosciuto e apprezzato anche ancora oggi. Poi abbiamo Babbo Natale, il villaggio incantato, ancora di Overline, di Papa Santissima Annunziata, Rieta Cioccola, in questo appuntamento per i golosi, il battaglione viale degli Alpini, 12, 13, 14 dicembre, ancora di due eventi, sport in piazza della Libertà, sabato 23, domenica 24 novembre, il villaggio delle Favole di Luce, in piazza 19 maggio, in piazza Monsignor Villegro, come diceva in precedenza anche Mirko. Un'altra conferma è il Gatherit Day, all'interno del villaggio delle Favole di Luce, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Poi abbiamo il Natale con i burattini, ancora dei fratelli Mercurio di Sorrento, e poi World Ice Art Championship, Piazza della Libertà. State vedendo questa slide, sono diversi concorrenti, sono ben 15, vengono da ogni parte del mondo, a cura dell'Associazione Italiana Scultore di Ghiaccio, e abbiamo anche un'altra novità che ha presentato Amelio Mazzella, che è il simposio delle luci, il Wood Carving Festival. Io ho detto davvero tutto, ripasso la parola al sindaco per i saluti conclusivi. Volevo, vabbè, stavo felicissimo, giusto per far capire l'evento di questo campionato del mondo di scultore di ghiaccio, abbiamo avuto più di 60 richieste di partecipazione, giusto a meglio, da tutto il mondo. Ovviamente abbiamo dovuto fare una selezione, perché dopo la prossima anno, quando l'autorità puntuale implementerà, potremmo venire più persone, più ospiti. Allora, come vedete, abbiamo dal Perù, dagli USA, dagli Stati Uniti, dalla Malesia, dalla Russia, dalla Francia, dalla Serbia, dalla Germania, dall'Australia, dalla Polonia, dall'Ucraina e poi dal Belgio e dalla Malesia stessa. Tanti artisti a cui abbiamo dovuto dire di no, ma questo vuol dire che stiamo andando verso la rotta giusta. Questa manifestazione, se non sbagliamo l'accoglienza e non sbagliamo anche le iniziative, ovviamente potrà essere destinata solo a crescere. Questo ovviamente grazie a tutti voi, a tutti i network, quindi a Lucky Skis, a tutte le aziende private presenti, a tutte le istituzioni presenti qui, che ci date la forza e ci permettete di continuare a crederci. Sicuramente la vostra vicinanza mi trasmette quell'energia, quella giusta energia per continuare a investirci. È vero, lo faccio con passione, è vero, lo faccio con impegno, è vero, amo la nostra bellissima città. E questa è, secondo me, la porzione magica che mi consente di dedicare 24 ore al giorno e come dicevate anche voi, in maniera simpatica, anche a sorprendizzarvi e a chiedervi la vostra partecipazione. Ma come vi dico sempre, lo faccio per la nostra città, e da oggi, da ieri e per il futuro sarete parte della nostra città. Grazie, ci vediamo. Alle ore 18 per l'inaugurazione con la diretta Radio Kiss, la diretta Radio Spazio Blu, e ovviamente mi auguro che ci siano tutte le dirette di tutti i media parte qui presenti, dalla Fontana di San Francesco, con il countdown per l'accensione delle luci e delle videoproiezioni. Quest'anno voglio capire come facciamo, sono luminari, videoproiezioni, vediamo come. Considerate che è molto complesso l'inaugurazione, perché ci sono tre tipologie: luminari, videoproiezioni e tutto il nuovo caricapotto che sono trovato in apportuale. Quindi da questo sicuramente